Ok, adesso che hai disegnato la faccia col pennarello. Adesso viene la parte più bella. Eh sì, adesso ce la da intagliare. Siccome abbiamo scoperto che nel ritagliare la zucca non è tanto delicata, No, assolutamente, infatti. la facciamo in un modo più rapido possibile. Cioè? Allora, in teoria la zucca è stata disegnata, giusto? Motivo che vuoi, quello che è. Bisognerebbe svuotare l'interno, fare un taglio qua sopra, svuotare l'interno. E poi procedere con i vari tagli. Lo facciamo in un modo più rapido. Fatto. Perché Ok? l'abbiamo fatto prima. C'è il C'è trucchetto. ancora un po' da Sì, ci pulirla. sono i semini. Ok? Ok, Allora, adesso. adesso auguri. Allora, procediamo con ordine. Da che parte inizi? Dall'occhio? Questo presumo che è un esperimento, che è la prima volta che l'abbiamo fatto, quindi. Dov'è che la pugnalo? Che la pugnalo. E la Mettiamola qua. madò. Adesso bisogna capire se va bene anche il coltello. Eh sì, perché bisogna trovare anche il coltello giusto. Esatto, e non è neanche così tanto semplice. Un profumo di orto da qua che. Di orto. Allora, procediamo per gradi. Un Piano pezzettino piano. l'abbiamo fatto. Adesso andiamo avanti con questo, cerchiamo di seguire la linea. Ok. E la prima fetta è fatta. Praticamente si procede così con tutte queste belle linee Auguri, buon divertimento. che qualcuno mi ha anche detto. Lo facciamo insieme. Oh, io ti filmo, tu tagli. Se Non no mi taglio un dito, io se lo faccio. Sono pericolose quei coltelli. Consiglio vivamente un coltello tipo questo, Piccolino. no, che tagli, che abbia la sega, se no non finite più. Siamo arrivati alla fine.
Vediamo se esce la bocca. Mamma mia. Eccola qua. Bisogna pulirlo un po'. Adesso bisogna anche rifilarlo. Ah sì. Allora. Sei stato bravo, dai. Hai fatto bene anche i denti. La rifilata interna un po' più. Quello che mi viene da dire come consiglio è quello che una volta tagliata la zucca, no, fa questa parte qua. Vedi lo spessore. Praticamente è uno spessore più o meno tanto così. Non sono sicuro, però secondo il mio pensiero, se noi la prendiamo e la tagliamo un po' a 45 gradi, così diamo più agio secondo me alla luce di fare le ombre. Ah, quando metti la candela all'interno? Esatto, piano sui denti ovviamente. Sì, prima di buttarlo giù. Perché già gli ho trovato 4 carie e ho dovuto toglierle. Ah, hai fatto che il dentista. Esatto. Fatto ciò, bisogna solo ripulirla tutta internamente, infilarci di mezzo una candela, in teoria. E accenderla. E fine. Poi, in teoria, se funziona... Certo che funziona. Speriamo. E poi lasciamoli. Poi vediamo, poi si può sempre modellare. Devo fare anche qualche effetto speciale, dopo se riusciamo. Che effetto speciale vuoi fare? Beh, il primo è di dire che abbiamo una zucca con i brufoli. Sì. Che mi è preso una zucca con i brufoli. Però vabbè, dai, l'effetto finale alla fine è questo. Bellissima. Bella cattiva anche. Adesso vediamo un attimino di fare le due ultime stupidate. Praticamente si prende la candela, a quanto ci ho capito. Si posiziona più o meno in centro, si rimette sul cappello se no prende freddo. Giusto. Andiamo fuoco, non riusciamo a incendiare la casa. Certo, ci mancherebbe anche, dai. Aspetta, ho messo un po' troppo lontano, mi sa. Accesa. Accesa. Ancora il cappellino. E andiamo a spegnerci. Vediamo che effetto che esce con la luce spenta. Smorzata.